Giuseppe sta andando a scalare Ayers Rock. Il grande monolito. Fa che le mute sono fatte gli scali per andare su a Katua 100 volte. I look like. That's because of that hat. Yeah, I'm not too worried about people climbing as long as they do it safely. Of course. Because it does worry me. And today it's open, but it's very hot on top. Yeah? Giuseppe, vedi che c'è bella dritta urta in tre? Fa bella male i gambi. Ho pieno pieni. Avete bella scusi male gli scarpi. Io mi tocco i piccini. Avrei mia facoltà di 69. E era 61 fino a stamattina. Ah, Daniele! Accusa! Coi che mo! Ah, eccola! Le mie chi fosse 69 in cœur! Allora ti torna in tre! No, no, ma sono arrivato agli ultimi 50 metri! Riposat! Riposat! Crisi di fiato! Ho preso fiato e sono tornato! Ma sono arrivato fino alla fine della catena, eh? E se ti vedo il vetto, puoi fare al 69esimo. No, 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 ogni giorno che. se la fai due mesi fa, ridevi. Tu dai che due mesi lavori mia. E dovrà che male i gambi che farà stasera. No, no, ma i gambi di famiglia paura. Nel fiacco con mia, sono un so da allenamento. Fare i Monti Olgas. Ah, è bellissimo, dalla soia è bellissimo. Hai gavato il binocolo, Andrè? Sei bella andata la so. Eh sì. Allora. Hai fatto la cadena che? Eh sì, ho fatto tutta questa roba. La cadena, eh? Che è l'interruzione, no? Sono firma lei. Poi dopo sbagli fin là, eh? Esatto. Al centro è tutto là, la banda là. Ma Daniele. Il mio chiama l'elicottero, eh? No, sono so fiare. Ferma un attimo, dai, sto anche un attimo. Che siamo un po'. Ma che paesaggio? Lunare. Quello là è il nostro pulmino, quello sulla destra. He just had an off day. An accountant goes to work and hates his job every day. Every day. Someone cooking for some big fat slobs in Slobville. Sick of cooking hamburgers, these people. Hate their job. I say it once. You know, I'm Bin Laden. Yeah, great. So, when I got the letter, I said to the boss, I said, well, actually, this is how I phrased it. And he goes, oh, okay. He said, I wouldn't think you'd tell the group, you know, something like that. He goes, oh, obviously, you had a dickhead on board. I said, yeah, he goes, okay, cool. But just
Some people sometimes, very, very rare, some people go out of their way just to cause trouble. And I will never ever lie about that. But do you do the same tour every day? I do 3 days and 5 days out here, but I got in last night. Oh, my shoes are dirty now. I got in last night from a 4 day. Ha detto dot moschi in sa schiena, se le fa al portatore. Ma guarda che cercavamo l'ombra sotto una roccia. Central Australia is very different to the north. Can anyone tell me, after seeing these little symbols and going up north and learning what they learned up there, can anyone tell me why it might be different? Different tribes. Different? Tribes or families? Well, yeah, but everyone's still going to survive. Everyone's still going to do the same sort of thing. Because they're obviously different people. Yeah, definitely stories is part of it. That's a good answer, definitely stories. The reason when you're up north and you hear about the stories of the different sorts of spirit men and all that sort of thing, is because it's a well-settled area. If you're living up north, near Kakadu, you're settled there because you have crocodiles and snakes, wallabies, kangaroos, emus, all sorts of bush turkeys, waterfowl birds, you name it, you've got a lot of food there. Down here, though, your diet relies, although up there's a lot of bush tucker, like berries and fruits and things, but down here you do really rely on those fruits being a big, stable diet. Lizards, snakes, kangaroos, and emus, yeah, but they're very hard to catch. Now, if you're going to be up there and you're going to be in an area... Yeah, so, and did you eventually do it? Yeah, pretty up there, and then slide one of them off. Yeah, and balances the whole thing, and they all slide off. Gas boiler thing, I think it's all turned off. Now during the winter we've got no heating in the thing. Was it your fault? Nah. You were told. That's funny. Joseph, jumping. This is awesome, there's so much water in here. Last week it was all sand. Okay. But there was a big storm the other day. Yeah. And that was 3 nights ago. Huge storm hit this area. At the end, and they motioned to the other side of the gorge of this area that there is an emu into the other group. So then they eventually converge on this water hole and they trap the emu or the kangaroo when they're looking for water. But what the Aboriginal people traditionally would do here is try to cover this water hole, okay? Try and cover it with some brush, and they would dig a hole further back. And the water would seep underground, so they wouldn't disturb the main water hole. Dopo la traduce to fiul, disturb the smaller hole. Okay, so they don't go jumping into the water and the Aborigines have to run in through it and catch them. They didn't want that to happen. So they would dig a hole a little bit further away. The water would seep through the sand. There's all sand everywhere. Like at the beach, it seeps under through the water. Digala un po', Chiara, cos'ho detto? And they would poison the water in a bush called emu poison bush. Okay, easy name. And the emu poison bush would be sitting in the water for a while, maybe an hour, and it would actually stupefy the emu. It would send the emu slightly groggy or drunk. And when the emu comes out, they're like stumbling around, and they see these figures come towards them, and they're really confused, and then knock on the head, knock them out. Easy to catch. You don't have to run anywhere. You just come in and you catch a drunk emu, basically. Okay, so there are certain bushes that some animals don't like. It tends to drug them a little bit. And people ask, well, how do they know that? I was like, well, after 30,000 years, you know these things. And after a long time... Distese interminabile. In quest'area ci sta Milano.
Lì ci sono le lapidi di quelli che ci hanno lasciato le penne. Guarda come fa fatica a venire giù. Giuseppe! Hello, lovely lady. No. You don't go to see the stone? No. I'm going to see them. It's the same stone anyway. Yes, I can buy a postcard. You are tired, you make a long walk, eh? Yeah. Did you never do things like this? Yes. Sit down around the fire and so on? I used to do that a lot of times in Norway, but I used to have a horse to ride on. Oh, okay. So now I have now to walk on my own feet. Yeah. Walking around this rock today, looking out for horses. Yeah. There was no horse, only camel. What a horse. I have a camel right here. Giuseppe, ho fatto una bella doccia e Dregni Skur lascia un sintà in mezzo ad oltre biondi che tu di vera tante l'hanno la srobes mia, no? Ma l'hanno in duella, era sotto la doccia. Perché parli po'? Dunque adesso devo tagliarlo questo pezzo. Adesso là sono le 11 del mattino. Esatto. E qua sta imbrunendo. Esatto. No, quasi scuro. Se fossimo a... Hanno la taglia di scuro, per mio parlare. Se fossimo a... Ma i biondi e a guardi me, mia lo, eh. Guarda un buon. La voglia. Anche la mora. È bellissima. Sì, vabbè, io vado a filmare e rifilmare. Perché è una tudesca? Bella gnocca. È quel di col. Oh, è l'istinto umano, è le cose. No, ma lo mio Fesansone. Ecco. Però guardala dal basso all'alto, dall'alto al basso. Ma la gamia li sutani? La gara i braghini? Senti la... Cruselle, il senta? Alta il senta resta, no? Furazzè. C'è la mia grande. Dimmi due il nostro letto. Era dentro. E due durmon, ma in che ca durmon? Ah, fussi in costa che. E l'Anna dorme da vicino a te? No, stasera glu scomodo. Se sloghi il pelo che rimi. Buongiorno Giuseppe. Good morning. Hai dormito bene? Da Dio. Ma dove? Dimmel. C'era un soffitto stellato. Ascolta, chinati giù che così almeno vieni in faccia. Avvicinati il fuoco, chinati giù. E stamattina a che ora siamo smessi a? Le 4. Sì. 4 e mezza. 4 e mezza? Sì. Al soffitto stellato, cioè un dormito dal saccapelo sotto gli steli, tutti. Hai dormito bene? Da Dio! E adesso dove andiamo? Vedere il sorgere. Sorgere del sole ad Ayers Rock. Abbiamo già fatto colazione, fette biscottate? No!
panino con marmellata intorno al fuoco. Quando guarderai questo filmino, Giuseppe, ti verrà in mente quel momento che... Allora, la detta, non detta. Ah, a parte che il gas ha mandato via tutta la roba, lei. Ma torneremo dopo, perché le pentole chi le mette via qua? È sicuro, è vero. Allora, andiamo a sentire dentro. Fra 5 minuti non sono freddo. Beh, ascolta, vorrei dire, la tua coppa dove ci hai bevuto dentro, che è data una va. Bisogna dare un'unione al fa alla lava e la rimetti al suo posto. Un mese al night view dentro la telecamera, se no non svad niente. Lei è una roba speciale per vedere come al buio. Però guarda il Suler. Suler? ma con lei però è la cava mia, vede. La lona sì, la lona la becca. Ertla là. Quella che è mia è la stella polare, io. Sì, sì, l'ha detto, la Southern Cross. L'ha detto proprio. Ma c'è? Sì, sì, l'ha detto, eccola là. Le vuole qui là. Lei è la svad mia. Donato mi ha mandato un messaggio, lo fa Murrer. E guardate, siamo sotto le stelle, on dormì, tutti insieme, abbiamo una decina di ragazzi belli. Ma mia belli belli, belli! E è tutti da guardare. Ne è buona da travire. Va bene, dai, prossimi filmati alla luce, perché che sto filmando praticamente solo il fuoco. L'animal che alla vorrei mia li va so. Ha tirato una bella pelativa, ma che ho da segnare. Sì, cos'è il cent? Le prunt. Le prunt. Dopo una Roma scoprì che il suo parente è ad la Guiul. E il sal di Alad Ben. La tua coppa. Qual è la? E la Vonat Costi? Ah no, l'ho messa che so. È la base, l'ho messa dentro a Cadonata. Oh. Allora torniamo dopo, no? Ecco qua il nostro pulmino. Ah, sta ben in pe, eh! In pe sta dritto. Sì. Ma fortuna che calma non che calma qua c'ha gli spali stanotte, perché sotto che stai ben. Ecco l'uru, a Esloc. Monti Olga e andiamo a vedere. Fomma i McDonald Rangers. In Clutter City dove ho messo un maestà. E si prevede quanti chilometri? Alla Dedier da 300 a 400 chilometri. Siamo belli in la via dal ritorno. Ieri, ti ricordi quando siamo... Tu devi guarda la via lei, quando andate a lei. Ecco, da che andiamo là, poi torniamo in Dre e andiamo agli Springs. Vabbè. Capito? Ma torniamo in Dre? Andiamo via solo da un'altra parte? No, infatti in Camè Cardelli, alla Ghena strada tratteggiata in Giacartegna. Però mi ha detto che ha quattro ruote motrici e tu dormi con quel bagaglio che. Boh, fammi sentire. Che mi sono un bel pro, si vince anche a chiater. Eccola, là svolta bella la preda in sottofondo, al sasso.
sopra ricevi un messaggio dalla Santina adesso. E che messaggio? Buon San Valentino. Guarda qua, tira sui fari. Guarda che spettacolo, cos'è il Bubagaile? Ah, è là? Guarda. Non si andrà in là adesso, ai monti? Orgas. Esatto. E cos'è che ha detto per il Vumbat e per il canguro che è l'autista? È una investione dell'Australia occidentale. Ha fatto il caldo, lui il mattino dice di no. No, l'ha detto che da che 3 ore sarà troppo caldo. Beh, anche tanta escursione termica, no? Sì, Giuseppe l'ha chiesto. It's very good, Kansai. Kansai, yeah. Puoi dirgli che ci sono delle persone meravigliose. Ah, and the people are all polite. Oh, yeah. Very polite. In Japan, yeah, people are very nice. Yeah. And also in Kansai, in the ground, there is a very big skyscraper, you remember? Yeah. When you land, you when see you it. Yeah. We've been up there and you see all... all of Osaka. Yeah, all Osaka and the, also the Kansai airport, the plane go up, go down, very nice. It's beautiful. It's beautiful. When, how long ago did you go to Osaka? Last year. And then we went to Okinawa. Oh, nice. And we see the... Okinawa. Okinawa. Yes, the good pronunciation. Naha. Naha. Uh-huh. Yeah, we see the biggest aquarium in the world. You heard about that? Oh yeah, I never went to it. Ah, okay. Was it beautiful? Oh, beautiful! It's the biggest. Yeah. Two shark whale is inside. Wow! So you can see how big it is. Wow! That's incredible. La vecchia piaceva come al curtel che te tagliai ieri. Tell him I was impressed. Ah, with the, ah sì, l'er masti impresso quando a te fatti grop con la corda. Tell him, teach me. Yeah. A te che insegnami a fai grop. Mi te tira le corde al giapponese. È difficile scegliere il giapponese. Diglielo. That was really good. Daniele came from Italy only because of this. Good morning. Buongiorno. Buongiorno. Guten Morgen. Guten Morgen. It's a beautiful, nice day. You are very beautiful. Fuck, shit, we're missing the sunrise. I'm taking a picture of a rock over here. Giuseppe, again, al sul calvensola. Sazlong. Al Sazlong. Le grose e le lontan. È sospetto un po'. I told Giuseppe about your little pig. Switch on every time. Later you show him because you want to see. Okay, it's in the car. Detto. Che tu detta dal Sony Malenka al Simpia. Telefonino. Esatto, molto bello. Allora, quello è il film. Chi l'hai fotografa?
Costi che fotografi filma? Quello è il fotografo, costa che la fotografa. Ma cosa hai fotografa? Anche a costo che le dre fotografa? Ma cosa hai dre fotografa? Così vest. Ah, ma gli avesti al sul. Postis, ma parlo di me da 50 anni. Ecco, Olga si è sempre più sei illuminata. Ha ragione, è un applauso al sole, eh? Chiara e Luigi, accusa Spardì. Adesso andrei a fare il pieno me, porti il calore dopo. Poi dopo i guadagni in calore che ho detto roba che ne... Magari. Guarda che bei colori che... Giuseppe che scruta nell'infinito alla caccia dei marsupiali, animali che saltano, che si trovano solo qua, con il sacchettino davanti e il piccolino. This is magic moment. Yes, and it's all on your recorder there. Yeah, exactly, magic moment. Oh, lovely. It's a bit early. Giuseppe, sei al posto di guida! L'autista. A godè che coltivi l'inguria, la de che compra un lecca lecca calzato l'inguria. Eccolo, Giuseppe al cicciara mia, fai gest. E il caffè stoti. So much. Oh, no problem. Oh, it wasn't even terrible. Daniele, saluta in Italia. Per l'Italia. Ah, certo. He's up on the lookout. That's no worries, but yeah, just if you take a piece of fruit, just bring everything back with you. Eat the apple core if you want, it's not gonna kill you. Alright, so yeah, it's about 2.5 to 3 hour walk. Un altro monolite che questo. E i Monti Olgas. Capito, ma guarda che parla proprio di che. Sì, sì, a lei. È preciso che ha eso. And then from here we'll... And it would have been a perfect area for the Aboriginal men to study their hunting, teach the young boys how to go along with their hunting if there were anything. Walking you for hours, I'm going to let you guys have the opportunity just to walk ahead of me if you want to. Get a bit of space to yourselves or cruise along with me and whoever's... I'm just going to stop at the toilets here if you need a toilet break. There's no toilets out at the Olgas, but have a toilet break here and then we'll drive around the Olgas and get underway. Giuseppe, cosa che hai? Di problemi a camminare? Anche vento? Avete contravento? Stammi a vedere la vela perché se uno torni in breve, eh? Sapere la vela, eh? Strambi in breve. Sta strambi.
stiamo facendo un tour a piedi di 3 ore intorno ai Monti Olgas. Non sgarbussare, eh! Zebra finches are in the area, mulga parrots are here, budgerigars are in the area, so the bird life is very, very good. Snakes. Serpenti. Snakes can be in here as well, but I haven't seen any lately. But you are walking a path which is relatively close to grasses and things. Snakes can come out of the grass, just stop them and go. Okay. Trust me, the snake has the right of way. See? See? You guys understand? See? See me there. See me there. Oh, allora parla in inglese a questo che la parla in italiano, sono due scapes e seguita ci sarà. Checking out the girls, mate. La detta controlla i ragazzi. Andre. Thank you, Daniel. Questo che l'ha detto a costo che è peanut canguri, lo l'ha detto da bon. Dialetto. A te puoi parlare anche in dialettante. Hai visto? Un sacco di galpitoi. Ciao, sono Daniele dall'Italia. E tu? Canguro dai Monti Olgas.
Ecco Giuseppe all'opera, vicino al Nimal. Che sta filmando questo. Giuseppe, Mosè aveva sbagliato posto. Fa un giro attorno e ma tu mai dentro una volta. Dammi la tua telecamera, va. Filming. Okay. You walk after me, you. Pick me. What about that history in Mount Olgas about that lady, the children catch from dingoes? Oh, that was actually at the rock. What happened yeah. then? It was in 1980, there was a lady that was camping with her family. It was the father, the mother, the three children, two children. One of them was a little baby, and then the other boy was about 10. And the story went that the dingo stole the baby. Yeah. She came running out from the tent area, from the camping area, and said, a dingo has my baby, a dingo has my baby. And everyone starts searching for this dingo. They never found the dingo that night, and they never found the baby until today, and still haven't found the baby. A lot of speculation. The woman eventually got accused of killing her daughter, 3 years in jail. She then got released from prison. Three years. She then got released from prison. People are now saying to her, we're very sorry. Recently, she's been involved in a documentary that was filmed at the rock, and just part of the documentary she was in. Like a telemovie sort of thing, but she was in it for a little while, just for an interview. But people are all saying sorry. We're sorry that we were people that accused you. Where complete strangers. The baby. We don't know. Baby's missing. But there was speculation that people were saying, oh, maybe an Aboriginal woman took the baby because she couldn't have a child. Maybe a dingo did take the baby. Maybe the mother and the father killed the baby because the name Azaria meant sacrifice. All these different things are speculation. What is now this lady? She's living back in Australia, but she moved to America and remarried another man for a long time there. But the thing is, like, well, the story's finished. Oh no, people still talk about it. There was a man that came out recently, just as the telly movie was being filmed. This old man suddenly came out and said, "Oh, I was the one who seen the baby. I shot the dingo. Killed the dingo with the baby in its mouth, and then I thought, oh, I shouldn't have a shotgun in the national park killing dingoes, so I better take the baby and bury it behind a house in Melbourne." The man is obviously a mental case, and now he's being charged for making up false stories. But just a silly old man, just a very silly old man. How could you do that? So all the media went to this house in Melbourne, and this old man. Qua è molto bello, okay. Abbiamo visto altri due canguri. Adesso entriamo dentro in questa gola, poi gireremo a destra e ritorniamo verso la camioncino. Poi oggi andiamo ai McDonald's Ranger, posto dove non sono mai stato. Che gigantesco. Siamo piccoli piccoli. Porca boia, cosa è che? È che bisogna che... Number one. Yay! Wow, this is amazing. Ecco, qui c'è la formica e qui c'è il mio dito.
Guardate voi com'è grossa. Gli aborigeni fa la frittura. Giuseppe, musichetta, eh? Yes, he's having very, very fun. He's very happy. Oh, a bit of hesitation, but he's pretty sure. Although we don't like the game here, it's still apparently the second most played sport in Australia is football. What did you guys do again? After check or? That's it. It's the most stupid sport. I can guarantee one thing is don't laugh at me because I hate that game. I'm from Sydney, so we don't really play it in Sydney. The Sydney Swans are the team for the state. But we watch. Ma che bel posto, Giuseppe! Ma che anche l'erba che... The paradise! Michela, ti ricordi quando siamo venuti qua? Giuseppe, siamo in albergo più sei lussuoso ad Iulara. È il nostro. Ora cosa svolta? Svoltiamo la preda da che? Mamma mia. Filma. In sottofondo. Pulmino. Che anche l'armella bianca, che tre armelli maturi intorno. Giuseppe, cos'è detto di Ninguri? Sì, però guarda, inquadra lei.
che te lo dice da solo. Se te che gli armeli, fini armeli bianchi, che mi appena la... Dunque le mie buone, Dine. Sì, siamo a Iulara a fare la spesa, che in mezzo al deserto, e che da tutto. Ma che buone, ora che fosse. Per me è vietato toccare. Ciao ciao Iulara. A bit of young, they are roots, go down the ground, try to find water. Ah, okay. Aqua. You're right down for aqua. And then when they hit the aqua, they go. Ah, ok. Ti pianti che quando è licata l'acqua sotto lì esplode tutto in dal verde. Exactly. Exactly that. Yeah. Yeah, I always talking to him in dialect. Even Italians, they don't understand. Really? But you understood. Oh, you are very good. Yeah. I'm a world traveler, mate. Ah, all right. You are in front of 20 people. Say hello. Bye bye. Ciao Italy. Porca boia, ho attaccato tre. Da quattro. 82 wheels. 82 ruote il gap. How long it is this one? 53.5 meters. 53 metri. C'è da rovinarci solo per il cambio della ruota. Se tal porti là da Gorla Gomme, distorta da Chinasmana. The only they get, the road train has three trailers, but the fuel road train, which is round, cylindrical, yeah, has three and a half. Yeah, exactly. The big three ones are square, and if they have an extra... Giuseppe, in onda che misura? A fare un'altra roba che la prima volta in vita tua. Esatto. Where's my pizza? Dov'è la mia pizza, l'ha detto? Al gas andare all'opera, al gafam. Giuseppe, viene anche la bionda con Newater. Come? Tenta attenti da Dre con lì. Nice to go. Oh, bene. Penso al Dre calvada che misura o quanta riomo? Allora, che misura? E intanto si preparò. Photos taken before you go? Oh, yeah. No, I'm taking him and he's taking me. Ah, yeah. Giuseppe, dai, fai il filmato su. I just want to... Have a photo taken or? Ah, vuoi ce l'hai la macchina fotografica qui? No. Ah, yes. This is a Robin, is it? The name of the helicopter. Robinson. Yeah, Robinson. Yeah. Yeah. Ciao Giuseppe, l'agricoltore di Cappella al purtò macchinaria. Il pilota mi ha detto tre volte che sono Mac perché sono paracadutista. Oh, what about me?
So in case we fall down, yeah. I give you a big kiss, eh? Oh, I can't wait. I'm just doing now, just in case. Giuseppe, godete in caso cascoma un bel bason. E lì l'ha detto, non posso aspettare, non vedo il momento. Talk. You can talk if you like. No, he was saying he didn't have a microphone on his headset. Very good. Very good, yeah, excellent. We go. No, you gotta wait. Aspetta. It.
Non sto fatto nulla, eh? Mi piace. Ma se tu hai detto che vuoi fare un lancio col paracadute con il tandem? Tandem parachute jump, you would do it? I've done it. Ah, you done it? Ah, lì l'ha fatto. Tandem, 14,000 feet. Insane! That's crazy. You are crazy. Thinking. Al gade da zemata, da se tratta so come paracadute. Sporca al game punto di gesto, lo detto anche a me. Adesso che filmi, let's see. Bang, bang, bang! Yeah, exactly. Ah, sta mi è sbassato, è appena un'impressione. Ok, no keys, unfortunately. My friend, thank you very much. We are good ones. We take our things. In your seat. Okay. Kings Creek Station. 9000 di cilindrata, 350 all'ora, 2 ore e mezzo di autonomia. Aga il mio cellulare, lei? Il mio cappello. Oh, thank you very much. Mio padre filma. Sta già filmando. Giuseppe, dopo il giro in elicottero non bagno in piscina. Beh, a che aspetti, vado il costume e vendrei subito, eh? Ho fatto il bagno in piscina, adesso sto bene, qua ci sono altri tour, la Sahara, e là c'è il calare del sole, ci sono le tende. Ecco il sunset, anzi le brandà. Oh, colori, è arrivato o no? Ecco. Qui strade super rosse. E là dove abbiamo volato prima, là sopra. 2 minuti alla fine del nastro. Rame in due su, in equilibrio in San Pilon. Giuseppe è andato a fare il bagno in piscina. I moschi che i maslarda. Non mi andrei a guardare l'autista che le fa al petto di pollo. Luigi, va a vedere il sito che va.